Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, nonostante ci sia parecchia confusione intorno. Nonostante ci sia parecchia confusione intorno. Nonostante ci sia parecchia confusione. Oggi è venerdì e vorrei chiudere con un video un pochino diverso dal solito. Infatti ci stiamo avvicinando alle 3 e a una seconda metà dell'anno potenzialmente ricca di annunci. E quindi mi sono chiesto, e se Nintendo da un giorno all'altro decidesse di annunciare un nuovo capitolo di Super Mario in 3D, cosa potremmo aspettarci dalle nuove avventure dell'idraulico baffuto? Bene, in questo video vi racconterò come mi immagino il prossimo episodio del re dei platform in tre dimensioni. Cercherò di argomentare al meglio la mia idea, ma sono curioso di sapere cosa ne pensate voi e come vi immaginate un prossimo ipotetico Super Mario in tre dimensioni. Quindi vi aspetto nei commenti e prima di iniziare, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, lasciando un like, iscrivendovi, attivando la campanella delle notifiche e seguendomi su tutti gli altri social. Poi, se mi volete dare un aiuto proprio di peso, beh, c'è sempre Ko-fi con i suoi caffè virtuali e i memini in HD. Super! Se avete avuto la possibilità di riscoprire la storia dei Super Mario in tre dimensioni attraverso la 3D All Stars Collection, avrete sicuramente notato una cosa: ogni capitolo rappresenta un'evoluzione netta rispetto al passato e si tratta di giochi fortemente indipendenti l'uno dall'altro. Nintendo, insomma, non si è mai fatta prendere dalla fretta e ha pubblicato i Mario in 3D senza seguire uno schema di pubblicazione preciso. Sono spesso intercorsi parecchi anni tra un episodio e l'altro e raramente, anzi, solo in un'eccezione di cui discuteremo fra poco, è apparso più di un capitolo su un'unica console. C'è bisogno di tempo per confezionare un Mario in 3D. Basti pensare a quanto sono radicalmente diverse tra di loro esperienze come Super Mario 64, Sunshine e Galaxy. Certo, ognuna di queste conserva alcune delle conquiste di game design fatte in passato, ma tende ad abbandonare le solide fondamenta costruite dai predecessori. Se Super Mario 64 ha inventato il genere, Sunshine ha spostato tutta l'attenzione sullo Splatoon e il tema vacanziero, mentre Galaxy incentrava tutto sulla sfericità, l'attrazione gravitazionale e un sistema di controllo semplificato per adattarsi al meglio alle caratteristiche del Wiimote. Se volete approfondire la storia di questi tre colossi, ho fatto dei piccoli documentari che ne ripercorrono lo sviluppo. Vi consiglio di recuperarli. In ogni caso, è impossibile immaginare con assoluta certezza il futuro della serie, proprio per la volontà della grande N di rivoluzionare di volta in volta il concept alla base del gameplay. Nessuno avrebbe potuto immaginare cappi e il sistema di catture dopo Super Mario 3D World, e altrettanto sarà difficile da fare con il successore di Odyssey, anche se ormai i tempi sembrano maturi per un sequel. Dicevamo però che c'è un'eccezione non da poco, ovvero quella di Super Mario Galaxy 2, un seguito diretto del primo Galaxy, che comunque ci mise 3 anni per uscire, che espandeva e ampliava i concept assaporati col suo predecessore, perfezionandoli, ma non di certo rivoluzionandoli. Molti fan della serie sperano ancora in un terzo capitolo, ma per me ad oggi è praticamente impossibile. Un'operazione come quella di Galaxy 2 va contestualizzata. Lo sviluppo del progetto, infatti, prese il via subito dopo la pubblicazione del primo, con l'intenzione di creare un titolo inserendo tutte le idee che per un motivo o per l'altro erano state scartate da Galaxy. Il gioco nacque come un Super Mario Galaxy More e addirittura fu soprannominato, durante le prime fasi di sviluppo, Super Mario Galaxy 1.5. La lavorazione però non andò come previsto e ben presto Miyamoto e il suo team si resero conto che quella che puntava ad essere poco più di un'espansione sarebbe diventata un gioco a sé stante. Galaxy 2 è l'eccezione che conferma la regola, e nello scenario del mercato di oggi è difficile immaginare che Nintendo riproponga una mossa del genere. I concept esplorati nello spazio dei due Galaxy si esauriscono lì, e vedo proprio difficile che Nintendo decida di ritornare sui suoi passi dopo anni dove ha intrapreso direzioni completamente diverse. I più nostalgici però non devono disperare, perché il fatto che Nintendo si sia completamente dimenticata di Galaxy 2 durante i festeggiamenti del 35° anniversario di Super Mario apre a uno scenario non così remoto. Il gioco potrebbe essere riproposto in versione HD su Switch, magari per occupare gli anni di silenzio tra un capitolo principale e l'altro. Se è stato fatto con Skyward Sword, perché non aspettarsi lo stesso anche per Galaxy 2? Sì, questo significa un gioco del 2010 a prezzo pieno, però per Galaxy probabilmente li spenderei senza pensarci su 2 volte. Se Galaxy 3 lo escluderei a prescindere, discorso diverso per Odyssey 2.
Ho adorato l'open world uscito nel 2017 e credo che sia uno dei migliori episodi in assoluto. Il gameplay e il suo level design hanno ancora molto da dire, ma soprattutto non bisogna sottovalutare quello che sta accadendo per Breath of the Wild. Il fatto che Nintendo abbia deciso di creare una serie intorno all'episodio di Breath of the Wild, che con il suo seguito vedrà effettivamente il terzo capitolo dopo il prequel Age of Calamity, potrebbe indicare la volontà di espandere anche l'universo di Odyssey. Ci sono però delle differenze da tenere sempre a mente. L'ultimo capitolo di Zelda ha ricevuto un trattamento differente rispetto a quello di Mario, con tanto di due DLC a pagamento e pass di espansione. Mentre per Breath of the Wild si è da subito cercato di esplorare tutte le possibili evoluzioni del gioco, con Odyssey tutto questo non è accaduto, quando poi in realtà la formula di gioco si sarebbe sposata benissimo con l'impostazione dei DLC a pagamento. Immaginatevi dei pacchetti a 30 euro, ognuno contenente un nuovo set di pianeti da esplorare. Sarebbe stato perfetto, ma ormai il supporto a Odyssey è definitivamente finito. Non mi dispiacerebbe un Super Mario Odyssey 2, anche se significherebbe rimanere ancorati al sistema di movimento con cappi e al sistema delle catture. Il primo in fondo garantiva una libertà d'azione senza eguali, mentre il secondo è così ampio e malleabile che potrebbe essere ricontestualizzato in mille modi diversi. Preferirei però sempre un approccio di cambiamento radicale, qualcosa che sì, mantenga tutte le conquiste avvenute con Odyssey, ma che allo stesso tempo ne rivoluzioni l'impianto base. Sì, insomma, lo avete capito, per me il vero futuro di Super Mario risiede in Bowser's Fury. La donna messo in bundle con la remaster di Super Mario 3D World per me è qualcosa di fenomenale e anche a mesi dalla sua uscita continuo a pensarci. È la somma di tutto quello che di buono si è visto negli ultimi giochi di Mario e prego veramente che quella di Nintendo non sia stata solo un'escursione temporanea, ma un primo accenno di quello che ci riserva il futuro. È vero, Bowser's Fury è brevissimo, ma nelle sue 3-4 ore di gameplay complessive mi ha letteralmente stregato. È un condensato di tutto quello che di buono c'è nei giochi di Mario ed è eseguito in modo perfetto. Bowser's Fury è la convergenza di due filoni che sono andati sempre in parallelo. Da una parte la linearità degli episodi in 2D che culminava nell'impostazione ibrida di 3D World, dall'altra la libertà sconfinata dell'open world perfezionata con Odyssey. I due mondi si compensano a vicenda e danno vita a un'esperienza senza punti morti o scivoloni. La sovrabbondanza di lune di Odyssey e il suo level design, tratti qualitativamente altalenante, cedono il posto alla compostezza dei percorsi tematici visti in 3D World, ma di contro l'eccessiva frammentarietà dei livelli si amalgama perfettamente nella nuova mappa di gioco, che permette un'esplorazione libera e fluida senza interruzioni artificiali. Spero vivamente che Nintendo abbia nei suoi piani di espandere quanto visto in Bowser's Fury, perché è veramente uno dei risultati più incredibili a cui ho giocato negli ultimi anni. Se si trova il modo di disancorarlo dagli asset di 3D World, di espanderne la mappa, magari aggiungendone altra al suo fianco, e di innestare ancora una volta tutta la storia del platform 3D al suo interno, ben vengano i riferimenti a Sunshine, Galaxy e tutti gli altri episodi, per me potremmo avere ancora una volta il Super Mario definitivo. E per concludere, poracci, vorrei spendere due parole a favore anche di Super Mario 3D World, perché anche se con colpevole ritardo l'ho portato a termine su Switch proprio in questi giorni. Anche di 3D World non posso che parlarne estremamente bene e confermo le prime impressioni che ebbi su Wii U. Si tratta probabilmente di uno dei miei Super Mario preferiti di sempre. Mi fa piacere che sia stato riscoperto dal pubblico che lo aveva ingiustamente ignorato su Wii U e penso anche questa cosa, visto che ormai il mercato portatile e fisso sono collassati su un'unica console, la sua natura ibrida di punto d'incontro tra i giochi in 2D e 3D lo rende perfetto per continuare la linea evolutiva dei Super Mario a livelli. Insomma, fossi Nintendo, smetterei di portare avanti la serie di New Super Mario Bros., ormai arrivata alla frutta, e inizierei a rielaborare i concept geniali assaporati in 3D World. E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti, mi raccomando, perché sono molto curioso di sapere come voi vi immaginate il futuro di Super Mario. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Intanto, buon weekend, ci vediamo presto. Io sono il Poro Mario, Michele Super, ciao! Nonostante ci sia parecchia confusione intorno.